vi dice che non se la sente e non lo fa per timidezza, potete tranquillamente rispondere che in hotel la timidezza è un difetto, la riservatezza invece è una virtù. Quindi non confondiamo le due cose e non usiamo la timidezza come alibi per non alzare neanche la testa, perché non va bene. In albergo si alza la testa, si sorride e si saluta sempre per primi. Bentornati a Sedute Comode, parliamo di collaboratori e come partire con loro con il piede giusto, visto che vi state preparando all'apertura. Dunque, siete concentrati sulla stagione che sta per iniziare, è il momento giusto per chiamare a raccolta i collaboratori e, diciamo, mettere i puntini sulle i e, diciamo, chiarire alcuni aspetti fondamentali. La prima cosa da insegnare a tutti loro, indipendentemente dal ruolo, è a salutare per primi sempre. I vostri collaboratori, ogni volta che incontrano qualcuno nei corridoi, in una sala, in un giardino, nel parcheggio, ovunque, devono salutare per primi. Alzare la testa, sorridere e dire buongiorno, buonasera, ciao, quello che sia. Sembrerà un'ovvietà? Dovrebbe esserlo, ma non è. Questa pratica è un'ovvietà soltanto in strutture molto ben organizzate. Nella media, nelle strutture in media, è abbastanza difficile che passando per un corridoio una cameriera ai piani mi saluti per prima. Normalmente sono io che saluto loro. Oppure se passo davanti a qualcuno che pulisce un vetro, difficilmente mi saluta lui per primo. È molto più facile che sia io a farlo. Stessa cosa con un giardiniere, stessa cosa con un manutentore. Il che è abbastanza grave, perché l'ospite viene a casa vostra e va salutato sempre. Quindi questo deve essere una prassi. Se qualcuno vi dice che non se la sente e non lo fa per timidezza, potete tranquillamente rispondere che in hotel la timidezza è un difetto, la riservatezza invece è una virtù. Quindi non confondiamo le due cose e non usiamo la timidezza come alibi per non alzare neanche la testa, perché non va bene. In albergo si alza la testa, si sorride e si saluta sempre per primi. Potete aiutare i vostri collaboratori insegnando loro qualche tipo di approccio che può utilizzare con molte persone. Per esempio, la settimana scorsa sono andata in un hotel per fare un servizio fotografico e il cameriere non mi aveva mai vista prima, ma vedendomi entrare nella sala, mi ha salutato, mi ha detto buongiorno, signora ben arrivata, è la prima volta che viene e mi ha detto il nome della destinazione. È semplicemente un modo carino per, diciamo, interloquire con un ospite nuovo, per lui nuovo. Quindi io avrei potuto dire sì, ci sono già stata, oppure no, non sono mai stata, e lui avrà gentilmente poi può rispondere qualcosa di così, di carino da dire. Alcuni alberghi, diciamo, istruiscono per esempio i loro camerieri o comunque, diciamo, tutti i loro collaboratori diciamo, a incentivare le persone a tornare sul territorio anche in altri periodi. Per esempio, mi viene in mente quell'albergatore che ha insegnato ai suoi camerieri durante la stagione invernale sciistica a dire ogni tanto nel mezzo di un discorso all'ospite: ah, ma lo sai che qui d'estate è molto bello? Tutti i prati fioriti, tutto verde, è proprio bello, puoi andare a camminare, puoi fare il bagno nel lago, oppure si può anche agire sugli ospiti che vengono durante la stagione piena, quindi in agosto, no? Quando c'è una grande confusione. Il cameriere che dice: oh, sai che a settembre si sta benissimo qui, giugno e settembre bellissimi, tutto silenzio, la spiaggia bella libera, fa caldo, si sta bene, si fa il bagno. Quindi cosa vi voglio dire con questo? Che si può anche arrivare a formare i collaboratori, in particolare i camerieri in sala che hanno più modo di parlare con le persone, a incentivare l'acquisto della vacanza anche in altri periodi. E questi sono anche dei modi che forniamo loro per intrattenere un minimo di conversazione cordiale
con i nostri ospiti. Passiamo all'argomento divise. Controllate quante ne avete, in che stato sono, se il colore c'è ancora, se le volete cambiare, se le volete integrare. Insomma, la divisa è importante perché definisce il grado di organizzazione dell'albergo. Se tutti sono vestiti con la divisa ordinata, nuova, e ne esce fuori un'idea dell'albergo molto, molto valorizzante. Quindi, ovviamente pretendete che tutti la indossino in modo completo, che sia sempre pulita e ordinata, fornite loro quindi anche dei cambi e fornite loro la targhetta con il nome, anch'essa obbligatoria da utilizzare per una questione di riconoscimento della persona e del ruolo. Vi consiglio di evitare di fare divise con delle stampe enormi a tutto petto o a tutta schiena, perché si suda da morire e tengono troppo caldo e i vostri collaboratori vi odieranno. Vi consiglio anche di non scegliere per le divise tessuti sintetici. Capisco che non si stirano e che si asciugano subito, bella cosa, però emanano anche un odore poco bello e fanno sudare. Invece è bello che il cameriere, quando viene a portarmi il piatto, non sia proprio grondante, e quindi privilegiate tessuti naturali possibilmente. Io sarei anche per togliere, specie negli alberghi sul mare, a qualsiasi livello le camicie, perché sono sempre abbastanza complicate da stirare, poi fa un po' cameriere tipico, e potete optare per delle belle polo, potete optare per delle casacche, qualcosa di lino, insomma, lì vedete voi in base al vostro stile, allo stile dell'albergo, purché il tessuto sia naturale. Un'altra cosina da dire in questo periodo di inizio del lavoro di squadra è fare presente che non è necessario essere tutti amici per forza quando si lavora insieme. Al di là di simpatie, antipatie, mi piaci, non mi piaci, se sono un professionista faccio il massimo per agevolarti nel lavoro affinché si consegua l'obiettivo comune, che è un'erogazione del servizio consona con quello che ci è stato richiesto. Quindi ricordate appunto loro che non è detto che non si devono né sposare e né di essere amici, insomma. L'importante è che si comportino tutti da professionisti, come avviene anche nelle squadre diciamo sportive. Il livello di litigi all'interno degli staff, mi segnalate che diventa sempre più alto, sempre più difficile da gestire. E un po' si dà la colpa alle diverse estrazioni culturali delle persone che lavorano in albergo. Certo che le culture diverse non aiutano nella comunicazione, però in realtà se uno è un professionista mira all'obiettivo e quindi il problema non dovrebbe sussistere. Sto nell'ambito del marketing dei collaboratori, che sapete bene consiste nell'utilizzo di alcuni strumenti di marketing per aiutare l'albergatore a farsi arrivare curricula di persone che si candidano per lavorare in albergo. Ho alcuni albergatori che mi portano il loro mazzetto di curricula stampati, così li guardiamo insieme e cerchiamo di trovare quelli più interessanti, diciamo di selezionare quelli più interessanti. E ho notato tristemente, specie per quanto riguarda gli alberghi stagionali secchi, insomma quelli che sono aperti 100 giorni all'anno, c'è una predominanza di persone che si candidano, sono persone dal basso livello culturale, che si aggira intorno all'adempimento della scuola dell'obbligo e non oltre, di solito si arriva alla scuola media. Certo che poi parlando con un gruppetto di albergatori amici abbiamo riscontrato questa corrispondenza, diciamo, tra il basso livello culturale e l'alto livello dei litigi. È ovvio che una persona meno scolarizzata e con un livello culturale più basso fa più fatica di altri a tradurre il pensiero in parole e quindi a esprimersi in modo efficace. E quindi magari ci si esprime in modo un po' più aggressivo e i litigi li dovete poi gestire tutti i giorni all'interno dell'albergo. Quindi questa è una cosa che abbiamo constatato. Può essere utile, anzi è utile, e adesso sta arrivando quel momento per noi di fare tutti quegli incontri motivazionali di inizio stagione.
quindi nella settimana di pulizie, nella settimana di preapertura, ci si ritaglia un'oretta o due, e di solito sono due orette, per diciamo fare un momento motivazionale per tutti i vari settori, ricordando loro l'importanza del loro ruolo nella vacanza delle persone che verranno appunto in albergo. Di solito è un momento che dà una certa spinta, perlomeno iniziale, funziona finché non arriva, diciamo, la stanchezza nel corso della stagione, però iniziare col piede giusto è già una buona cosa. Quindi vi auguro un buon inizio di stagione. Ci vediamo alla prossima puntata di Sedute Comode.